Wow, amici sportivi del grande wrestling, Emanuele Filoni, Davide Montebello, vi danno il benvenuto all'ultimo episodio di WWEF Genesis prima del grandissimo evento di Hell in a Cell. Beh, diciamo subito ragazzi una cosa molto importante: questa sera sarà una puntata all'inferno, diciamo all'inferno alla fine, no? Anticamera dell'inferno direi, dai. Ecco, in quanto potremmo avere una distruzione di amicizia. Sì. E di cosa sto parlando ovviamente? Del match per il titolo Phantom Maiden, che vedrà contrapposta la campionessa Alexandra contro la sua grande ormai amicona da tempi immemore, Fefe. Sì. E a proposito di inferno, come non citare lo steel cage barra pietra tombale barra funerale anticipato probabilmente anche di Laura Suzuki, che se la dovrà vedere contro Essi Yamashita, foraccia all'anima sua. Però io non mi fido dell'ACC, io non mi fido di Rebecca Storm e di Karen Blake, quindi attenzione perché potrebbero anche metterci in qualche modo lo zampino. Però Davide, altro match interessantissimo, sì, altro match interessantissimo è quello che vedrà Andy Turner contro il campione europeo Maurice, ovviamente il titolo, però in questo caso non sarà messo in palio. Però se dovesse batterlo, mica male, direi. Se dovesse batterlo potrebbe avere di conseguenza un match per il titolo. Beh, cioè, sicuramente sarà una cosa molto importante. Poi ragazzi, avremo, da quello che ci ha detto la CAD, ci è arrivata stamattina, che un certo uomo che ha rubato palesemente la cintura a Jack Punk sarà stasera sullo ring, che dovrà dirci qualcosa. Eh sì, ovvero il nostro campione television, The Savior, Roger. Ma The Savior cosa? Ma dove? Ma quando? Ma che vada a lavorare, che ha vinto pure rubando anche. Ma non ha vinto rubando, innanzitutto cioè, dopo andremo un po' a ricapitolare quanto ho corso mentre fa il suo ingresso Fefe. Però il nostro main event, sì, Davide vedrà un tag team match, ovvero quello che vedrà John Cage e Andrew Sears fare squadra stranamente insieme contro il team formato da chi? Da Christopher Pranzo? Dall'ex sistema, definirlo. Sì. Ovvero Christopher Pranzo e Shane Ross, che ritornano a fare coppie dopo una vita, evidentemente. Sì, però mi piace, perché comunque Christopher ha bisogno di qualcuno vicino, perché sul ring magari non è il massimo, non che sia scarso, però c'ha soltanto la scaltrezza dalla sua, no? E la... Beh, l'abbiamo visto anche nel match a 3, che sì, cioè, è un buonissimo lottatore per l'età che ha, però... Però non è il massimo, ecco, diciamo così. Sì, si è visto palesemente i suoi limiti fisici, perché purtroppo, ragazzi, l'età incide nella ridere, alla fine di... Come, secondo me, limiti fisici ne avrà questa sera Fefe nell'affrontare comunque una reattivissima Alexandra. È vero che sembra una cretina, però... No, butta la pasta! A me non sto tornando! Ah, mi vuole rispondere. Ok, mi dissocio da tutto ciò, ma va bene, stavo dicendo. Un'Alexandra che sembra comunque abbastanza in palla, vedendo l'ultimo periodo, anche se, ripeto, anche lei, non lo so, diciamo che al titolo, alla vita, secondo me è anche un po' per culo, ecco, diciamo la verità. Però le sue difese le ha fatte, sì, diciamo ha vinto il titolo in maniera un po' così, parossamente con Grace Howard che ha interferito, ha fatto vincere lei anziché Jane Austen. Ma noi sappiamo, Dai, piccolezze, dai, corbellerie dell'era moderna, che vuoi farcela, quindi. Però signori, questo match è un match molto importante, perché potrebbe sgretolarsi qualcosa, qui. Sì. C'è da stare attenti, come diceva. Pronostico? Qualcuno. Pronostico, vai. Bella domanda. Secondo me vince Alexandra. Secondo me. Anch'io. Più intelligente, più scaltra rispetto a Fefe, che diciamo che di intelligenza. No, ma più che altro non so se Alexandra ha qualche asso nella manica da giocarsi, no? Perché magari conosce benissimo Fefe, quindi sa come giocarsela finché. Ma magari ha un panino nella manica. Veramente. Vabbè, staremo a vedere. Qui intanto inizia subito Fefe. Beh, una serie di colpi ben portati della cap. Vabbè, iniziamo subito con
la legalità di Alexandra, direi. Vabbè. Con Fefe che è, però gli frantuma una tibia in questo caso. Fefe, il problema suo è che veramente pecca di sale in zucca, ma proprio a livelli catastrofici, perché col fisico che ha comunque... Oh, sbaglio quel colpo! Che è, tra l'altro, anche discretamente reattiva, eh. Vediamo tanto uno! Uno! Niente, niente da fare. Potrebbe veramente competere per un titolo massimo femminile più che per un titolo femminile. È vero, quello sì, però sinceramente... Il problema c'è l'altro lato della medaglia che... Non è proprio, ecco, un fulmine di guerra, no? Si diceva ai tempi. Però vediamo che intanto la prende in consegna. La carica, e la spedascia. La spedascia, la mette giù con questa reverse switch power slam. La miseria! Poi un cazzo dritto all'addome. Il pugno pugnante. Poi va a prendere in consegna e la lancia. Mamma mia. Però. Difficoltà è qui uno due no. Difficoltà di Alexandra, beh, prevedibile, perché comunque Fefe se la mette sulla potenza, cioè Alexandra con tutto il bene che uno gli può voler non tiene manco il confronto, manco per, ecco appunto, manco sì, per qua prova la prima stretch, ma mi sembra la mossa un po' troppo inefficace contro una manovra Fefe. Una manovra del cavolo, mi direbbe qualcuno. E tanto qui Fefe, mamma mia, sfrutta il suo cosciotto per il suo cosciotto di pollo e poi se la carica, attenzione, l'ultimo addirittura, sì, mamma mia, gioco, schieramento uno, niente. Qui Alexandra vuole tenere botta, però me la vedo male, sinceramente, per la campionessa che qui sì. Però vediamo, sfrutta il vantaggio, evidentemente. Beh, la lancia via, però paradossalmente mi sembra il vantaggio adesso Alexandra, invece sbagliato completamente la diagonale, troppo lenta Alexandra. Ci ha messo una vita e mezzo ad arrivare, la Fefe la prende e dice tiè, vola via, vola come il sacchetto del panino che lancio dopo averlo mangiato. Suplex toast da parte di Fefe che vuole chiudere il match, vuole chiudere il match, mamma mia. E beh ragazzi, qui mette male, si mette male per la campionessa, che però vediamo riesce a dentro fuori, ginocchiata pazzesca di Fefe, che figuraccia qui di Alexandra, scivolata malissimo, e Fefe la prende direi delicatamente a pugni. Allora Fefe sta, non dico dominando, però quasi, cioè sta dimostrando di essere un'ottima, anzi una bravissima lottatrice. E poi attenzione, siamo pronti, oddio, no, pannina mortadella, pannina mortadella. Guardalo qui, lo splash del salumaio. Mamma mia. E va a vincere il match 1-2. No, Davide, per pochissimo. Con una magia degna di Harry Potter, Alexandra. Se la alternativa, ma qui c'è la Fruit Power Slam che chiude il match. Sì, segno. Schierala. Brava Fefe. Vai. Uno, due. No. Ma non è vero mai. Ma qui qualcuno sta rubando, dai. Purtroppo è vero. Ma com'è possibile? Alexandra resiste. Adesso calcio per calcione, forse addirittura nelle zone basse. La mette giù. La mette giù qua con questo cravattino e poi. No, vabbè, ma che vergogna. No, vabbè. Ma che donna, e qua esce fuori e qua viene esposto il suo stile urticante. Pugno chiuso, ma Fefe dice no, va a correre, shoulder block. Beh, treno merci per Alexandra, che però la prende ancora, domina stretch, è che a questo punto del match però potrebbe fare dei danni ingenti alla schiena di Fefe, che si libera, ok, però la schiena adesso, sono curioso di vedere come sta, infatti guarda per qui lo più Fefe diciamo ha subito poco, però attenzione alle mosse di sottomissione di Alexandra, attenzione. Vero. Però qui grande Fefe che la fa volare via. Fefe non deve stancarsi, deve chiudere il match. Mi dice vieni su biondina del ca, che ti tiro poi questo braccio teso, anzi quasi con un braccio. Ha ripreso le redini in mano dello match, la prende e la sottomette con la sua patteggio lock.
Eccola qui. Call of silence. Attenzione, è dentro, ci... è dentro. È finita per Fefe, è finita. Non ci credo, Rotola come un... Volevo dire una castroneria brutta, ma è meglio dire... No, sta rottando! ma no, non si fanno queste cose! Passa la carica! Non ci credo! E guarda, carica Laura, pronta a colpire con il colpo finale! Tra poco adesso forse... Vediamo, ci ripensa! Ma che fa qui? No, grandissima! Va segno! No! Colpo sotto la gola! Quasi illegale da parte di Alexandra, Sì, ma chi Fefe ha aspettato una vita e mezzo, dai, si è rimbambita Fefe qui. Cioè, si è autorincoglionita col suo stesso lutto. Il suo per pugno, mamma mia. Madonna mia, ragazzi. Poi la risolleva, è pronta a chiudere qui Alexandra. Dove la manda però? Ma dall'angolo? Strana idea quella di Alexandra, che è un po' lenta. Qui foot shock, la va a strangolare direttamente con il piede, con la suola delle scarpe. Un po' strana. Ecco, questo invece è un colpo bello violento, per Fefe. Che mi sa che adesso è con le pive nel sacco. Infatti Alexandra la prende. Prende tutto, Fefe è molto più grossa. Infatti c'è la carica che si mette qui. Sì. Beh, quale troppo. Inventa. Vabbè. Diciamo che non è proprio il termine adatto. Più o meno. No, invece no. Alexandra la gira. Gli ha grattato già la schiena come il formaggio e la tira giù qui. Mamma mia, terribile. Cavolo. Qua ci mette male per Fefe. La vedo molto male, sì. Che fa qui Alexandra? Sbaglia completamente. Sì, troppo corta. Fefe ne approfitta. Oh. Spettacolo contro le transenne. Mamma mia. Vediamo, la solleva. Che fa qui super Fefe? Calcione nel perché sta contando, Non vorrei che Alexandra sfruttasse il conteggio. Poi invece no! Powerbomb! Madonna! Sì, ma torna sul ring! Ma dove va? Ma cosa fa? Ci ha messo una vita eterna! No, dagli no! Non vuole spiaccicare come la sottiletta! Come un sandwich! Vabbè! Fatto un buco nell'acqua, esploso un continente nell'altra parte. E qua è finita, Alexandra va a trionfare. Va a incassare. Schieramento. Però intanto, che botto qui, Uno, due, e tre, no! No. Madonna mia, ragazzi. Il lavoro però agli addominali ha dato parzialmente vantaggio, qui, ad Alexandra. Che adesso però è... Adesso il match è in pugno, che chiude il match. No, se fa pugno, deviato da Fefe. Madonna! Via. L'ha presa letteralmente per i codini. E qui la differenza di peso si fa sentire e vedere. Body slam! Non ci credo. Dai Fefe, non fare che cazzate tu. Vabbè, ma dove va? La risolleva. E poi la scala il più lontano possibile. Sì, ho capito, però schienala. Fefe! Fefe is on fire! It's on fire, Davide! It's on fire! Sì, però... E poi il Caterpillar! Caterpillar! Dai! E lo splash del salumaio! Vediamo se va segno! Ce l'ha! Nuova campionessa! Vincere questo! Ti prego! Ma... Aumentiamo le dosi! Da 10 a 20! Pania mortadella, 20 pania mortadella, godo, certo, ma solo se mi permetti una cosuccia. Come cazzo? Silence, ma no! Ma aumentando le dosi e si era... No, sarei imbambita Fefe. Non ci credo. Non che normalmente non lo sia, diciamo anche questo. Cavolo. No, cede. Ma cosa ho appena visto? Ma buttare via un match per dei fottuti panini di... Dai! Non è possibile! Cioè, ha aumentato le dosi dei panini alla mortadella, lei è rimasta così, ma come? Veramente? Godo! Però non ha capito bene. Come un po' un medico, no? Ti aumenta le pastiglie. Perché poi qua ha perso una grande occasione. Sono rimasto confuso e schifato
in tutti e due gli ambiti, evidentemente. Cioè, questo è il grande limite di Fefe, io ripeto. La morale della favola è questa, cioè che Fefe non è pronta psicologicamente. No. La morale della favola dice che Fefe non è pronta psicologicamente al match così, perché una che pensa più al problema mortadella che e si distrae per questo motivo che al match stesso, che al titolo stesso, che sarebbe potuta diventare campionessa, pensa un mese. Ma che ci vuoi fare? Alexandra ancora al titolo qui. Ha giocato più che altro da astuzia, Alexandra. Direi. Beh, astuzia, oddio. No. Non che con Fefe devi giocare molto da astuzia, però diciamo che sì, il grosso limite della gigantesca è quello. Beh, sfruttando il punto debole di Fefe, dai. Ed ecco qui che sta arrivando quell'infame DM, guardalo lì. Guardalo come si crede un fenomeno quando metà delle sue vittorie sono arrivate rubando. Uomo... è una pochezza proprio. È vero, però è il campione. Vediamo un po' cosa da dirci, perché è campione, grazie al pesce, ha vinto rubando, mi scusi. Beh, diciamo che nel rematch due settimane fa Jack Punk ha perso il match da solo, perché ha usato la sedia. Vabbè, però ricordiamoci che c'è un uomo a cui quest'uomo deve una statua. Ed è quell'uomo che ora sta facendo coppia con quello sfigato di Ken Fulo, tra l'altro. Poraccio all'anima sua, mi viene da dire. Sì, però attenzione, perché stasera scopriremo anche chi ha, probabilmente chi ha passato, spero, chi ha passato la sedia durante il match tra Jack Punk e Dodger. Non mi stupirei che fosse di nuovo Six. Sinceramente, sì, perché se ancora lui... Cioè, regà, veramente, fategliena stata quell'uomo, perché già non lo so. Però, vista la reazione di Stefendru, ti ricordi settimana scorsa, no? Quando Stefendru ha spiato la conversazione, ha origliato la conversazione tra lo stesso Dodger e qualcuno, appunto Dodger diceva ti ringrazio per avermi passato la sedia e per aver permesso poi a Jack Punk di utilizzarla, anche poi, che Jack Punk è stato un po' stolto lì, però si è fatto proprio accecare dall'ira. Un'ira funesta che però gli ha fatto il gesto dell'ombrello favorendo, diciamo, in quel caso Dodger, che appunto ha mantenuto il titolo. Un Dodger che, diciamo, che ha fatto un po' un voltafaccia, Sì. Sembra quasi per certi versi, ma proprio per certi versi, proprio lontani, alleato alla nuova cricca di John Pranzo, nuova cricca di John Pranzo, per modo di dire. Nuova! Non tanto. Sì. Cioè, a parte che Fiulo, gli altri sono tutti vecchi decrepiti, uno è pure, c'è pure morto, ora fa già l'anima sua. Però diciamo che vabbè, ovviamente si parla sportivamente parlando, però. Okay. Vediamo qui. Ma io la butto lì, per me è Six. O Six o Ken Fiulo, la vediamo, butto lì, vediamo Dodger cosa avrà da dirci, dai. Ok, va bene, penso che dovremmo calmarci un attimo, fare un profondo respiro e cercare di riflettere su quello che diciamo. Ho letto tante di quelle scemenze sul mio conto che immagino non ci stiate più capendo nulla. E la cosa mi rattrista, sono sincero. Beh, che hai vinto rubando. Beh. È andato de pazzo, non è che una cosa. Si sta difendendo, sta subito. E certo. Beh. Il mondo non è costituito da buoni e cattivi, questi sono solo gli stereotipi con i quali i media ci nutrono ogni giorno, giorno dopo giorno, per trovare coloro sui quali scaricare ogni volta che è necessario delle notizie. Va bene, mettiamo caso che esistano due schiere, una dei buoni e una dei cattivi. Sta un po' ciullando le mani, cioè. Direi proprio di sì. Però vedremo. Rifacendovi a quanto occorso due settimane fa, in quale schiera infilereste Jack Punk? Oh, ma certo, in quella dei buoni, non è vero? Perché lui è un essere puro, mai contaminato dalla menzogna, né tantomeno dalla viltà di alcuni dei suoi ultimi atti. Ti ha detto che da uno che ha vinto il palesimento rubando. Cioè, no, Jack, ti fai di da Six, sinceramente. Lascerebbimo perdere, diciamo così. No, infatti. E se proprio vogliamo scaricare le colpe, perché non le scaricare su di lui a causa delle sue maledette impurità testimoniate da un'ira che lo ha portato a usare una solida serie d'acciaio sulla mia povera schiena, la sua strada verso il titolo Tradition si è definitivamente interrotta a causa sua. Sì, vabbè, quello dobbiamo dire verità, sì, però posso anche capirlo già quanto, sì, infatti.
Puoi continuare a criticarmi definendomi un vigliacco che ruba il tempo ai giovani, ma la verità è che ci sono giovani e giovani, così come ci sono leggende e leggende. Ci sono giovani come Campiuro e leggende come Six, e giovani come Punk e leggende come Stependri. Non tutti della stessa parte, insomma. Vabbè, cioè Campiuro lo paragoni... Io Campiuro lo rinchiuderei in uno sgabuzzino e butterei la chiave, ma questi sono dettagli. Facciamo perdere. Ma pure Six. No, beh, Six la fagliena è stata quello. Ci sono leggende storiche come John Pranzo e future leggende come Ken Fiuro che meriterebbero molto di più di uno Stependro qualunque, che se ne sta lì sulla sua comoda sede al dondolo per fumarsi una logora pipa ed aspettare che arrivi di nuovo il suo tempo. Un tempo che ma non verrà mai più. Ma dove? Vabbè. Che stava per perdere in quel di SummerSlam se non era per Six. Ma vada via, vada a cagare. Ma vada a cagare, ecco. Dai, ma che sta carciofata? Però è stato uscito sul meglio. Arriva lui. Stefano. Mamma mia. Eccolo qui. Cioè ci sono leggende come che per carità divina Ken Fiuro ha pure talento. E la cosa che in più mi fa girare le palle, sarò franco, è che ha talento, ma lo ha sprecato in una maniera allucinante Ken Fiuro. E Dodger viene qui a fare la bella statuina, perché? Hai vinto rubando, Dodger, dai, su, parliamo seghia. Hai vinto rubando, perché se non c'era Six, tu il titolo manco col binocolo, se dici. Sì, però vediamo adesso cosa succederà, perché Stefendro è qui. Stefendro ha origliato, quindi dovrebbe sapere chi c'è dietro il mistero, no? Chi ha passato la sedia a Dodger, affinché e se Punk fosse stato... stato... Defendere stesso? Beh, non avrebbe tanto senso. Cioè, Dodger lo stava parlando l'altra volta. Ma sai, per depistare le indagini questi sono capaci. Ah, dici che sapevano che c'era, ci fossero, o meglio, che c'erano le telecamere e poi... Secondo me non ci metterei la mano sul fuoco, Sarò franco con te, ero su una serie a Dondo ieri sera a formarmi un'ottima e logora pipa assieme ai miei nipotini appena nati. Non sai che ho raccontato loro che c'era qualcuno come te da qualche parte del mondo che avrei voluto tanto prendere a calci nel culo. Ci dissociamo da tutto ciò che stava per dire il signor Filoni. Vabbè, ma tornando al tuo vero discorso, hai ragione, ci sono leggende e leggende. Tu oggi eri nella categoria di coloro che non dovrebbero neanche avere attorno alla vita un alloro come quello che indossi. Ma sai che penso? Perché parlare bene di John Pranzo? Perché farsi aiutare da Six e poi venerarlo come una leggenda che non è? Infatti, sta probabilmente dicendo, non è che tu col sistema... Beh, non è... direi che uno più uno fa due. Fermo! So cos'è che stai insinuando e ti scongiuro di fermarti prima che tu possa essere denunciato di calunnia. Sai bene che non è vero, e poi se anche fosse non è alcuna prova. Quindi cos'è che vorresti dimostrare? Dodger si sta automangiando la strada da solo, evidentemente, cioè non... Ma, vabbè. Però non abbiamo neanche le prove, su questa ragione. Però. Ma non posso negare che tra me e John Pranzo non ci fosse un accordo. Così come il sottoscritto, neanche a John è mandato a genio quell'inetto di Jack Punk. Insomma, arriva qui, ruba le scene per via dei suoi spettacolari e originali promo. E poi si cucca una title shot solo dopo un paio di match vinti? Ci saresti potuto essere tu al suo posto. Lì non ha tutti i torti, però. Sì, però cioè, Jack Punk ha vinto anche i suoi match, non è che è arrivato e gli hanno super match. Vabbè. Però, ti prego di non uccidere la frittata contro Punk, dai. La sola cosa che ha fatto è sfruttare il momento, cogliere l'opportunità che la dirigenza gli ha concesso. Ha vinto i suoi match e si è impossessato del titolo Television. Un titolo che tu stesso gli hai rubato. Rubato! Beh, è così. Quindi... niente da dire sulla parola di Stefano, però. Un poco da dire. Però lasciamo perdere. Non capisci proprio, io vi ho salvato da quell'impostore. Il vero peccato è che è lui, noi siamo la purezza. Tu vorresti meglio a capirlo prima di... Prima di? Prima di che cosa? Andiamo, Dodger, sputa il rospo e di ciò che pensi, veramente. O te la stai facendo sotto ora? Ma... Dodger non lo so, non me la racconta molto giusta, sinceramente. Sì, in effetti c'è qualcosa sotto che noi non sappiamo, Sì, abbastanza. Prima di andare incontro al tuo ultimo fallimento della tua miserabile carriera. No, che di carriera? No, non della tua carriera, ma della tua intera vita. Oh, Dodger, minaccia,
parole dure di un uomo molto strano, lo direbbe qualcuno. Però sinceramente Taggio non è che anche la tua carriera fosse messa meglio se non fosse arrivato Six e farebbe proprio. Fai la voce grossa dicendomi di sputare rospo quando invece a te piace nascondere i tuoi segreti, non è vero? Beh, sappi che io so che conosci l'uomo che ha scagliato quella sedia durante il match tra il sottoscritto e Punk, e ti do un consiglio: non metterlo in mezzo a questa vicenda. Cioè, vuole proteggere Togge. E beh, lui è Salvatore, no? Giustamente, giusto. Guarda, mi stava proprio venendo voglia di chiamarlo fuori, ma so benissimo che non verrà di sua spontanea volontà. A meno che... Beh, a meno che non venga portato dalla sicurezza. La butto lì. No, 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 beh, no, no, beh. No, 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 no. No, a meno che... pensiamo alla sicurezza invece. Stefano che si accanisce. Sì, è andato più sul diciamo terra a terra, ecco, insomma. Sì. Andando direttamente su Dodger, che lui si è fatto cogliere impreparato e si becca una bella botta sul collo di quello che si è spaventato. Veramente. Qui Dodger ha fatto un po' la figura del cane di Mustafa e anche un po' del cretino probabilmente. Prende una sedia Stefano. Attenzione, ha preso la sedia, sì. No. Ragazzi. Che vorrebbe fare? Questo penso si è veramente arrabbiato. Probabilmente vuole appunto massacrare così tanto Roger che alla fine questo misterioso individuo no, si palesi alla fine. Dice. Oh, però intanto qui, mamma mia, l'ho appoggiato lì come una salma e lo ha tirato giù con una sediata dritta su tutto il corpo, insomma. Cioè. Sì. Poco da dire. Cosa fa qui? Fermati. No, ora vedremo quanto tiene il tuo caro amico. Dai, perché non vieni qui? Facciamo così, se non vieni mi distruggo la vita. Che dici? Beh, cioè, diciamo che siamo partiti bene, no? Anche questa sera, insomma, dai. Che belle. Cosa? Star Crusher. Oh, ma veramente? A quanto pare sì. Ma oh veramente? Mio oh mio Dio, quindi è lui. Cioè, è lui che ha aiutato. D'altronde sono comunque compagni di coppia. Presumo di sì. Però. Però. Però scusa, Stefano, sei un cretino, però non puoi piegare il fianco così, No, c'è anche il Twitch adesso. Sì. Che errore di supponenza e di intelligenza, secondo me, di Star Crusher e di supponenza di Stefano. Jack Punk ha visto, è arrivato sullo stage e si sta guardando in faccia è arrivato sullo stage e ha preso in faccia a faccia con Star Crusher. Sì, probabilmente è lì per controllare, diciamo, il punto, per non avere un intanto che switch la sedia. Però intanto è chi subisce il danno peggiore è Stefano. Paradossalmente, quindi brutta vicenda, C'è Boy Orton. Vediamo. Ora basta. Non mi interessa di chi voi ha ragione e chi ha torto. L'unica cosa che conta è vedere il Summer Wrestling. Perciò volete sfogare la vostra rabbia? Fate almeno un cazzo di match. Beh, giustamente. Giustamente. Beh, a sto punto fai no, è vicino. Vediamo, speriamo che si inventi qualcosa di interessante. Questa situazione è un po' tragica, diciamo così. Questa sera tutti e quattro sarete sul ring per un vero match di wrestling, in quanto Stefano e Jack Punk saranno team nell'affrontare due Super Saiyans, il campione della Vision Dodger e il famoso uomo misterioso, Star Crusher. E se dovesse prevalere il primo team, da me citato, cioè quindi stasera tech team match. Però se dovesse vincere il team di Steven Dre Giappone, che succede? Ah, non ne ho la più pallida idea. Il problema è che come fa Steven Dre a combattere nelle condizioni che gli è sinceramente Però qualche modo. Allora Steven Dre Giappone saranno inseriti personalmente dal sottoscritto in un match a 3 con in palio il titolo Tradition tra due settimane. E in tal caso avremo Dodger contro Steven Dre contro Punk. Che non dite, Mish, che lo spettacolo va davanti ora. Quindi tra due settimane
avremo, se dovesse vincere il team di Stephen Drew Jackpunk, avremo un match a 3 per il titolo televisivo con Stephen Drew Jackpunk, appunto, il campione d'oggi. Strana decisione quella di Boy Orton, sinceramente, qui in questo caso. Perché tu cosa avresti fatto diversamente? Ma vai un po' a contro, diciamo, contro gli interessi di Jeff Punk, di Jack Punk e di Steph Andrew, che potrebbero litigarsela in quel match a coppie. Sì. E comunque vengono ancora fuori Star Crusher, eh sì. A parte, vabbè, no, in realtà comunque lotta insieme a Dojo, però vabbè. Sì, però Star Crusher ancora una volta ha messo, diciamo, da parte. Sì. Cioè, neanche preso in considerazione. Vabbè, ragazzi, vedremo un po' che succederà quindi questa sera nel tag team match. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo. Benvenuti a questa seconda parte di WWF Genesis, l'ultimo episodio prima di NSL. E Davide, che match è questo? Questo, diciamo, potrebbe essere ritenuto un antipasto di NSL. Sì. Anche se non è proprio NSL. Però, diciamo, considerando la situazione che si è venuta a creare, potrebbe esserlo tranquillamente. In quanto, appunto, Lara Suzuki e Yamashita si stanno affrontando in questo steel cage match che potrebbe essere la fine, appunto, per Laura. Io la butto lì. Come ci si è arrivati a questo match? Praticamente Laura si è sempre messa in mezzo, dato qui schieramento, schieramento uno, due, si è sempre messa in mezzo, no, alle situazioni delle, di Asia Machida, di Akira, delle Shadows of Karma, difendendo, appunto, gli, sì, gli interessi delle sue amichette. Tanto qui altro schieramento, infatti, uno, due. E quindi si arriva a questo, e alla fine ha detto basta, Akira è mezza infortunata, ho bisogno di sfogare la mia rabbia, praticamente la voglio sfogare su di te, Laura. Sì, in effetti, in effetti. Sì, un match comunque anche molto difficile, perché sicuramente
dobbiamo tenere conto anche degli schienamenti e delle sottomissioni, oltre ovviamente alla papabile evasione della cella che potrebbe avvenire anche da parte di Laura, magari, non so, dopo un colpo incredibile da parte sua, no, ai danni di Ace e Yamashita. Perché comunque... Ma non è chiaro, lo steel cage, ok, è un match, no, solitamente dove il più forte, tipo in questo caso Ace, dice tu non puoi scappare, ok. Però in realtà può scappare, cioè, parliamoci chiaro, perché... No, ma sai cosa? Anche il più forte può essere messo sotto torchio, perché comunque tu hai quattro pareti da poter usare a tuo vantaggio. Sì. Cioè, quindi, diciamo, è un'arma in più. Ovviamente anche il tuo avversario è un'arma in più. Però se tu le riesci a usare prima di lui, hai un vantaggio psicologico e anche fisico, direi. Parliamoci chiaro, il più forte in questi match tende... a scalare dalla parte alta, no? A scalare proprio la cella e non dalla porta, non uscire direttamente dalla porta. Qui. Che manovra incredibile! Laura prova ad uscire dalla cella, è più veloce, quindi dovrebbe riuscire senza problemi a compiere questo percorso, ma insieme ci però già lì se la va a prendere. Come l'ombra, direbbe qualcuno, subito lì attaccata alla caviglia, bam, ecco, e col ginocchio che si infrange pure contro la cella. Però qui si difende egregiamente, riesce è riuscita, diciamo, ad attaccarsi evidentemente bene alla cella. Infatti, ancora grande Laura, e Yamashita ha dei problemi a tirarla giù, perché Laura ha messo le mani nei posti giusti, insomma, direi. Sì, è molto solida lì sopra Laura, però alla fine collassa anche lei. Uno, due. Beh, diciamo che comunque con un'esima Yamashita che prova a scardinarti e poi alla fine decide di tirarti letteralmente, puoi metterti bene quanto vuoi che ti stacchi, insomma, cioè, sì, assolutamente. Ancora Laura che lo va a prendere per il braccio con questa chiave particolare, però si è Yamashita abituata a questo genere di tecniche. Sì, ma una come si è Yamashita, questa tecnica manco la tiene in considerazione. E Zimblade e dropkick, mamma mia, che botta. E si è Yamashita va sulla cella pronta ad uscire. Deve sbrigarsi però Ace, perché Laura non mi sembra aver subito un grandissimo colpo. No, ma più che altro Ace non mi sembra essersi messa nella posizione buona come sta salendo. Però qui riesce a salire, c'è Laura che la tampina. Ace cerca di, diciamo, di muoversi in questa posizione molto claudicante, è molto difficile, ma dai, Laura è lì attaccata al polpaccio, perché, insomma, cioè, Davide, se cadi è meglio cadere sul ring, però ossiamente che fuori. Sì, fuori vinceresti, ma penso andresti all'ospedale per circa 2-3 mesi. Dipende come cadi, perché se cadi di collo puoi anche riprenderci, sì. Intanto Ace è stata trascinata lì sopra la corda superiore. Però Laura ha avuto la peggio. Infatti, parte della ragazza diciamo che... Ma no, che errore! Quindi Yamashita che sbaglia. Io sarei andato fuori. E qui gli dice Laura, dai, fatti sotto, mostro. Non si è fatto di due. Oltre. Black Mass. Non se l'hai fatto di due volte. Si è detto, va bene, ok. No problema io. E poi si carica Spinning Body Slam. Beh, dai, diciamo che Laura non c'è più il match, dai. Diciamo che il match, credo, si è appena dato a donne di facili costumi. Qui però prova il braccio teso, però troppo claudicante. Ce lo fa però qui. Brava, bravissima, la prende per i capelli e poi la lancia via vicino alla rete. Il problema è che si è uscita, ecco, anche qui erroraccio di Laura, ci ha messo una vita e mezza a rialzarla. E se la punta, gli dice ciao zia, come stai? No, erroraccio qui di Ace. Però Laura sta facendo vomita Laura. Cattiveria addosso. Veramente, poi meno, si Laura rialza, attenzione. Vinci match. Butterfly Suplex, bello. Incredibile. E l'aspetta il varco qui. Secondo me che sta facendo un errore. Aspettando Laura, troppo tempo Laura qui, troppo tempo. Invece no. Forse giocherò la Swamp. Sì. Vai fuori Laura. Deve essere veloce Laura qui. Campacavallo, che l'erba cresce, ci sta a mettere due anni, tre mesi e sei secoli. Insomma, dare anche tempo, insomma, subito anche la Black Mesa, subito i colpi. Ho capito però se stai con Ace in un steel cage match io andrei a razzo proprio. Oh, però è sopra adesso. Però guarda qui Ace,
che si appropinqua a salire e dice: ciao sorella, sono tornata. Guarda, non mi fa una mazza. E Laura cerca di indietreggiare praticamente, avanzare per cercare di, diciamo, mettersi in una posizione parzialmente di vantaggio, che però niente. E insieme ci dava a prendere una mazza. Vediamo qui cosa succede. Ace la guarda, credo che la voglia fare incozzare malamente qui. Però c'è un problema qui. Ace stava cascando qui. Entrambi stanno cercando di scalare la vetta, l'altura. Eh sì, con Ace che sta avendo un attimino di problemini, però rispetto a Laura. Evidentemente si è messa nella posizione sbagliata per salire. Però riesce. Non so come ha fatto, c'è riuscita. Ace è sopra, però Laura la raggiunge. Eh sì. E si picchiano. Madonna, si picchiano, ragazzi. Lì sopra. Sì. Siamo in altura. Possono cadere entrambe. Qui io, se fossi Laura, cercherei di dare uno spintone forte a Ace dentro al ring. Perché, a meno che non te lo dia Ace dentro al ring, però sì, infatti. Direi di no. Oh, miseria. Oh, direi di muovermi se fossi Laura. Cavallo, dai. Botta. Che botta, Laura rischia. No, erroraccio. Aveva il vantaggio di posizione 2 secondi fa e se l'è mangiato malamente. Con Ace che guarda la salma della ragazza. Fatto una brutta fine, Laura. Fatto una brutta fine. Incredibile, ma queste sono le SC. Perché? Sì, che sono arrivate a rompere i maroni, cioè, nel match. E qui c'è Ace, però, che si sta distraendo, qua. Non vorrei che facesse una carciofata e finisca un po' a schifo, come è finito ormai un bel po' di tempo il loro match, Attenzione, perché qui Laura potrebbe approfittare del tutto. Eh sì, però Ace guarda, si sta guardando intorno. Però Ace... No, c'è Laura che è qui! È in cima, è in vetta! Laura sta per vincere! Ace si è accorta perché forse vorrebbe uscire, ma non sa cosa fare! No! Laura va a vincere! Non ci credo! Che figuraccia, no! Che erroraccio, anzi, non solo che figuraccia, dire. Praticamente come Fefe prima, solo che stavolta, diciamo, ma era un po' differente. Beh, diciamo che stavolta erano 3 contro 1, sì. Sarebbero state, cioè, insomma, mo vabbè tutto, però. Incredibile. Cioè, Laura batte, perché comunque l'ha battuta, mo. Vogliamo usare altri termini, ok, però l'ha battuta. Vabbè, batte. Non aveva vinto rubando, diciamo, alla fine. Tra virgolette, una rubata in diretta, diciamo così. Sì. È un assist servito caldo. Alice Walker su Rebecca! Eh sì, Alice che colpisce direi abbastanza violentemente Rebecca con un... Cos'è, una mazza da baseball? E d'altronde le Rebel Queens hanno giurato di prendersi il titolo di coppia da Alice e c'è adesso! Questa sorta di alleanza quasi forzata con Alice che prende Rebecca, l'apparecchiata sul tavolo. Secondo me le SC si sono appena un attimino firmate la condanna di morte, non vorrei dire, però. E attenzione, perché se vicino alle Rebel Queens abbiamo anche Ace, non credo. Però, sai. La guerra fra buonanotte fa stra gli amici di letto, come direbbe qualcuno. Tanto qui Ace colloca sul tavolo il corpo esanime di Suzuki e vuole giustiziare la povera Laura, come lo giusto che sia. Prende la mira e va giù. E va giù letteralmente, il tavolo va in frantumi come se fosse di carta pesta, signori, mamma mia. Che botta, ragazzi. Veramente Yamashita vuole vendicare un po' tutte e vuole vendicare anche se stessa, perché d'altronde le ACC, grazie alla Suzuki, hanno portato a casa il tiro di coppia per 2 volte. Hanno rubato e fottuto le 5. E direi soprattutto questa qua. E a Kira, cioè, voglio dire, alla fine dei voti. E non hanno mai vinto, diciamo, onestamente. Appunto, soprattutto grazie a questa donna, grazie alla Suzuki, che ci ha messo lo zampino più di una volta. Con Alice e Karen Cardi che guardano da lontano il misfatto e se ne vanno. Beh,
hanno fatto il loro compito a casa, dai. Che secondo me potrebbero rubare le cinture. Con essi Yamashita che... Sì, è contenta, ma... Non troppo. Vabbè, d'altronde ha perso il match lo Steel Cage, quindi è quello che conta è questo, eh. Cioè, vincere il match, non l'ha fatto. Però vedi, è un po' così, insomma, cioè, è contenta per aver, diciamo, fatto del male ad Laura, però in effetti, secondo me, sperava di, appunto, vincere questo Steel Cage, che potrebbe, poteva, anzi... Dali anche tanto alla fine, comunque. È vero, è vero. Parte di scherzi. Comunque, a quanto pare, Davide, siamo pronti al tag team match. Infatti, Dodger e Star Crusher avanzano nel backstage. Che strano match siamo giunti, mamma mia. Sì, direi che un match. Sì, allora ricordiamo la stipulazione di questo tag team match. Allora, se dovesse vincere il team formato da Stephen Jack Punk, praticamente tra due settimane avremo un match per il titolo Television, un match a tre. Cioè, sì. Dodger difenderà il suo titolo Television dall'assalto appunto di Steve Andrew e di Jack Punk. Quindi... Però io dico, no? Però mi sembra un po' una, scusate il francesismo, una stronzata atomica. Perché se dovesse vincere il team di Dodger e Star Crusher, Star Crusher cosa tiene? Una pacca sulla spalla e un baffa di... Beh, cioè, quello... ti ritrovo? Ma io non credo, cioè, che Star Crusher voglia andare contro Dodger al momento. Quindi... ho capito, però scusami, io aiuto il mio mentore a vincere, che è pure campione, e non ottengo una mazza. Cioè, vabbè, quello non lo sappiamo, magari in futuro avrà un match del titolo europeo. Può essere, sì, però Dio, conoscendo Dodger, penso di no, però vabbè. Vabbè, Dodger ha il titolo Television alla fine, non è che... ma cioè, sai che Dodger ultimamente sta diventando abbastanza parassitario, direi, Sì. Mentre, che ne dici di quest'uomo che ha detto Dodger, cioè, sta seduto sulla sedia a dondolo fumandosi una bella e logora tipa? Sì. Vabbè, e forse anche facendosi anche un'altra cosa che ti speri. Pedro veramente ha bisogno di una rinascita, e forse ha bisogno un po' di quello che si sta nutrendo Dodger. Cioè, Dodger sta avendo le luci da ribalta, parliamoci chiaro. Sì. Sì. Stefender, secondo me, ha fatto una cazzata allucinante a non allearsi al team di John Pranzo. Perché adesso non dico che sarebbe campione, però forse magari con Six ci sarebbe stato lui in quel caso per i titoli di coppia, Questo non lo so, perché Canfiulo... A 12 al posto di Canfiulo avrebbe detto. Sì, scritto, ovvio, cioè, non parte. Però, diciamo che Stefano ormai, anche un po' per l'età, diciamo che le vittorie sono un po', diciamo, un po' polverose ultimamente, no? Cioè, sì. Proprio non ci stanno proprio. Mentre parlando di vittorie, Jack Punk è arrivato qui, è tornato in WWF. Ha vinto tutti i suoi match, ha vinto il titolo Television, poi è durato poco come il titolo Television, dobbiamo ammetterlo. Forse anche un po' in maniera strana, perché ti aspetti come che... ti ho detto io, un po' fuori telecronaca, un po' come una scorreggia nell'aria. Sì, sì. È vero. Beh, è vero. Alla fine è così, cioè. Ma secondo me, io penso che se non ci fosse stato quel grand'uomo di Six, Dodger non avrebbe mai vinto il titolo Television. E lì deve fare veramente una statua a quell'uomo, perché, cioè, gli ha regalato la cintura, cioè, insomma, vai, via. Cioè, Six ha aiutato moltissimo il sistema, e non solo il sistema, perché ha aiutato anche Dodger, anche se poi non capiamo, non sappiamo veramente se Dodger fa parte del sistema in maniera indiretta. Beh, non farà parte del sistema, però diciamo che forse sotto sotto, no? Un Quindi pelino, mi stai dicendo che Alien Cell potrebbe fare una capatina durante l'ormai ufficializzato match tra Drew Storm e John Pranzo stesso. Ah, se vuole morire probabilmente io non glielo consiglio. Però sai, Storm, se si trovasse di fronte tutto il sistema, anche lui dovrebbe finire giù, Sì. Va bene tutto, però Canfiulo, Six, Dodger, sì. 3 contro 1. Sì, immagino. Credo farà una finaccia. Vabbè, sono pur sempre tre lottatori, dai. È vero, certo. Che i Public Enemy che cercano di... Sì, cioè, ecco, appunto, volevo dire, cioè, ha ucciso i Public Enemy, sportivamente parlando.
il sistema che non rende neanche metà dei suoi kill, si può dire in tre, per dire. Tanto uno, niente, cioè, non ha detto una mossa molto intelligente, sinceramente, però, a meno che non lo prendano di sprovvista, allora... capito, però anche, cosa. Però anche a prenderlo di sprovvista, se Storm reagisce si incazza, non lo so, forse è ancora peggio. Sì, in effetti. Vabbè, andiamo al match, perché queste due squadre si stanno veramente dimostrando delle, sono anche delle belle squadre, perché da una parte stiamo avendo Jack Punk, potrebbero anche far coppia. Beh, allora, abbiamo da una parte una squadra che è formata ormai da tempo, che è quella dei Super Seniors, che potrebbero anche, magari, non so, in futuro puntare, non so, a, diciamo, detronizzare i campioni di coppia, quelli che saranno ovviamente avanti, se mantengono, diciamo, la trattativa. E dall'altra parte, in effetti, come dici tu, dato questionamento, solo uno, c'è questa sorta di alleanza quasi forzata, per forza di cose ovviamente, che potrebbe in effetti anche loro, brutta cosa per Steve Andrew, lanciarli nella categoria di coppie. Però ovviamente tutto, secondo me, dipenderà da questo match, e soprattutto dipenderà, nel caso dell'altra squadra, ovviamente quella di Steph Andrew e Jack Punk, se si sopportano. Sì, intanto guarda Star Crusher, Butterfly Suplex prolungato, veramente a me piace tanto su Star Crusher, lottatore completo, ma non completo, cioè quasi completo, diciamo così. Gli manca l'esperienza, gli manca anche un po' forse il cervello a volte, no? Perché sì, un po' il discorso, ma di Fefe, anche lui, diciamo, con Dodger, diciamo una cosa, Star Crusher non combatte tanto, quindi di certo l'esperienza non te la fai stando seduto, insomma. Beh, diciamo che ha combattuto, no, con Morris ultimamente, ha avuto altri match, però poi magari lotta un mese consecutivamente, poi dopo lotta qui, intanto però intanto lotta o non lotta, ma Stefano lo ghigliottina qui con Jack Punk. Che cosa vuol fare qui? O una manovra suicide dive probabilmente, eh sì, lo vedo lì pronto a voler far fuori Dodge. Bello, suicide dive, no dive, vabbè, sento praticamente. Il problema secondo me di Star, il problema di Star Crash secondo me è che si è legato troppo a Dodge. Vediamo, uno, due, no, solo contro i due qua da parte di Steve Andrew. Attenzione, perché il team più motivato comunque resta quello di Steve Andrew e Jack Punk, Sì, quello sicuramente. Però diciamo che è un team, come ho detto prima, ecco, alleato per, diciamo, interesse, forze maggiori, sì, ecco, alla fine. Quindi uno, due. Sì, è vero, però sai, devono vincere entrambi. Cioè, non è che se vince Steve Andrew ci va Steve, cioè se schiena Steve Andrew ci va Steve Andrew, capito? Invece qua due. Sei però. Scusami, sta battendo. Tanto schienamento. Uno, due, tre. No. Sai però una cosa. Potrebbero nascere delle frizioni, però in questo momento. Perché se dovesse vincere Stefano potrebbe anche dire abbiamo vinto il match, grazie a me. Sai, Stefano essendo anche più vecchio potrebbe anche. Però Davide, comunque andrebbero lo stesso contro tutte e due, capito quello che lo dico? Sì, no, quello ok, però non lo so, io non vorrei che ci fosse un problema fra i due durante il match, perché non essendo una coppia formata, diciamo, da settimane, sì, alla fine, sai, no, la minima cosa, anche magari una manovra sbagliata, che un colpo fortuito può far esplodere tutto, cioè l'abbiamo vero, visto ormai. Ma tu pensa se Steve Andrew, Jack Punk, uno dei due dovesse essere schienato, pensa l'altro come lo prenderebbe, molto male direi, no? Ben per quello dico che starei attento anche, ti faresti un ulteriore nemico, ti faresti, anche perché Steve Andrew non c'entrava nulla, quindi sì, vero, in effetti. Vediamo tanto qui, sgusciano via, e diciamo il team dei papabili face, per così dire, sono in vantaggio. Dai, che masse, però dai, c'è il schieno, c'è il pacco schieno, uno, due, niente, la faccia è Dodger. C'è Dodger che, ragazzi, è un uomo incredibile, va che roba, c'ha sempre gli occhi è peggio di una piovra, è ovunque, è come le blatte, ne uccidi una, ne spuntano due. Attenzione, perché Dodger vuole salire in vetta, vuole fare del male a Stefano, che una caduta del genere potrebbe, diciamo, anche chiudergli la carriera, Entra per tanto con l'Air Dream, mamma mia, che botta qui, mamma mia,
E qui, qui Doge l'ha fatto la mano. No! No! Per pochissimo, ragazzi, per pochissimo. Veramente, qui hanno rischiato tantissimo, hanno rischiato veramente tantissimo. E vediamo qui se Fendo se la prende ancora con Star Crash. Con il suo nemico ormai patentato. Oh, miseria! Oh, la miseria! Stefendro si chiama Star Crash? Uno, due. Stefendro è uomo del match. Te la butto lì stasera, veramente. Sì, è vero. Sta facendo tante cose, sì, veramente. È molto motivato, Stefendro. Jack è un po' sul tono stasera. Che Jack Punk? Cosa ha fatto, però? Vediamo, però, offrono il fianco a Doge, che non è di certo lì. A curare le biciclette! No, voglio Doge tutto! E poi, alle Yuki Bob! Da parte di Jack Punk, rialza Doge! Che colpo incredibile qui, Vediamo Jack se riesce... Ma che destroyer dall'altra parte! Oh, miseria! Schiero, bravo, Schiero! Uno, due, tre! Grande! Bravo Jack, che è riuscito a tenere Dodger, diciamo, occupato. Serrato, sì. Così che non interrompesse lo schienamento. Comunque, ragazzi, grande prestazione di Stefendro, che non lotterà tanto, però... No, ma io devo dire la verità, mi piace anche come coppia questa, Stefendro e Jeff Punk, perché comunque mi sembrano che abbiano una bella alchimia, che dici? Quello sì, bisognerà vedere però, perché diciamo che Stefendro fa anche una coppia, diciamo, formata con... qualcuno che conosci bene, quindi sì. Non lo so, ecco, la potrebbe prendere, sai? Sì, vabbè, per ovviamente che non è che sta vivendo un bel periodo, potrebbe prendersela un po' a male, no? Per questa sì, alleanza effetti. Con Jack Punk, però penso che siano soltanto un'alleanza da business. Mentre Jess Lynch avanza nel backstage, perché probabilmente avrà qualcosa da dirci, a quanto pare. Diciamo che c'ha dei problemini con qualcuno nell'ultimo periodo, ecco. Sì. Quindi direi che è il momento di risolverli per levarsi dalle scatole una certa donna di nome Nati. Una Nati che non è qui stasera, quindi non mi fate illusioni, non è qui. Ma sei sicuro? Sì, ma sei sicuro? Io sono sicurissimo, al 1000%. Ecco, quindi ragazzi, non fidiamoci. Quando dice così io non mi fiderei. Perché Jess Lynch sarà aggredita da Nati stessa nel pre-match, prima appunto del match valevole per la prima sfidante al titolo Pentomene, che poi appunto ha vinto Fefe, impedendo appunto a Jess Lynch di comunque partecipare a un match così importante, no? Sì, la Nati che se l'è legata piuttosto al dito, direi. Sì. E conoscendola probabilmente vorrà una vendetta seria, perché... Se tanto mi dà tanto, la minima esperienza che mi sono fatto commentando ormai non so quante puntate sul microfono, credo che vorrà vendicarsi, la butto lì. E sì, infatti il gesto comunque si guarda un po' attorno per constatare se c'è l'eventuale presenza di Nati. E il gesto fa come me, non ci crede alle tue parole, c'ha ragione. E dice, tu dici che non c'è, chi l'ha detto? Io non mi fiderei. Lo so, scusa. Ogni storia ha un suo principio e una sua fine. Questa cosa non l'ho detta sicuramente io. Non ho fatto la scoperta dell'acqua calda. Ma a quanto pare c'è gente che non accetta che una storia finisca. Ed allora agisce di conseguenza. Beh. Sì. Conseguenze un po' cattive, però sì. Credevo di averci fatto capire qualcosa a Super Showdown quando sei stramazzato al suolo durante il tuo braccio. Eppure non te ne frega proprio niente. Sei una pura masochista. Io odio chi non accetta di porre la parola fine a una faccenda. Quando dico basta, dico basta. Beh, in effetti. Beh, diciamo che la povera Nati, per così dire povera, sì. Si è fatta piuttosto dei nemici. Io e te all'inizio della nostra carriera Jersey Simpaglio. Non so se ci giocheremo per l'ultima volta dandoci di santa ragione, perché la parola squalifica non entrerà nel nostro vocabolario. Non di più, non di count out, la parola no! Sì, ma... Questa è una... Non so se è una buona idea, Attenzione, Twitch... attenzione Davide! Ma questa è Nikita Petrov. Che c'è qua? Non ne ho la più pallida ma idea. Ma che sta succedendo? Cosa sta succedendo a Genesis? Twitter detto di te, cioè... What the fuck? Allora, siamo partiti con Fefe che perde il match in maniera
non so come definirla, strana, bizzarra, vabbè. Poi siamo stupida. Passati a il casino dello Steel Cage. Direi stupida, dai. Per poi Dodger, che non si sa se fa parte del sistema. Mo, tenendo il Jackpunk, hanno vinto veramente tantissima roba. E poi questa situazione che pensavo arrivasse in Adi, sinceramente. Mo, avevo detto che non c'era, però come dici te, non si sa mai. Beh, io sai, quando uno dice che non c'è la c'è. Puntata, alla fine c'è. Il minimo di esperienze che mi sono fatto, dice... No, non ci credo sì, tanto. Diciamo che l'esperienza ti insegna che alla fine Nati potrebbe esserci, dai, mettiamo così. Sì, e non capisco cosa c'entri però Nikita in questo... Mi piace il tuo stile, figa. Jess, ma credo che non sia la prima volta che te lo senti dire. Il problema è che se vuoi diventare qualcuno dovresti combattere con i migliori. A te la scelta, in bocca al lupo per Alien Assel. Grazie. Ah, quindi... Quindi praticamente ci stanno dicendo l'ovvio. Dai. Però sì, però Nikita se ne va, dice. Tenta Jess, io non vorrei che ci mettesse il ciampino. Però perché aiutare Nadi sinceramente? Magna forse. Io credo che Nikita abbia, a parte che Flora non è impegnata in questa settimana, magari Nikita ha detto sta Justin ci mi interessa. Può essere, sì. Oh, però magari la vuole mettere nella postilata, a me pare, più che altro, però. Sì, può essere. Oh. Vedremo cosa succederà, anche perché... Strano. Oh, vabbè. Vabbè, ragazzi, noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra pochissimo per stare con noi. Siamo pronti per un match molto interessante tra Andy Turner e Morris, perché, vabbè, il titolo non è in palio, Davide, però ti ricordi le parole che ha detto, che ha preferito Andy Turner la settimana scorsa? Il titolo non è in palio, però, ragazzi, come ci insegna la nostra esperienza, se Andy Turner dovesse vincere, chi lo dice che
dopo Hell in a Cell non possa esserci Andy Tanner come probabile sfidante. È vero, bello, è vero. Questo può succedere, bello. Come, così come tutto può succedere in WWF. Veramente è una bottega di Genesis ricchissima che ci proietta anche al futuro, perché secondo me tante situazioni... diciamo, sì, diciamo soltanto iniziate, sì. è soltanto l'inizio. Altre che magari si svilupperanno fino all'inizio, tipo questa tra Jess Lynch e Nati. E cavolo, Jess Lynch potrebbe finire la carriera ancora prima di iniziarla, no? Sì, una stipulazione un po', posso dire, per una appena arrivata un po' del cazzo. Cioè, io non mi sarei mai giocato una carta così importante, cioè subito almeno, cioè, non lo so, è una scelta un po' strana, ecco, insomma. Sì, magari te l'aspetti più da Nati, perché sai, Nati dice, vabbè, la carriera l'ho fatta, devo togliere di mezzo una, ma forse neanche da lei, perché comunque l'esperienza. Oh, magari... tanto qui, mamma mia, guarda Andy Tan. Sì, tra l'altro, schieramento intanto, uno! No. Però sì, è una situazione molto strana, come una situazione molto strana anche quella di Morris, che, diciamo, ha tutto lo spazio. Oh, mio Dio! Oh, la miseria! Perché tutti vogliono cercare di arraffargli il titolo. Sì. E adesso si è messo contro anche Adrian Thunder e Masada, peraltro i suoi ex compagni di squadra negli OP. Beh sì, in effetti, diciamo, proprio un percorso, diciamo, tranquillo per il campione. Sì, e un Andy Turner, Davide, anche che settimana scorsa gli ha fatto vedere i sorci verdi a Morris. Sì, sì, vero, vero. E secondo me potrebbe fargli vedere i sorci verdi qui, però, in modo più cattivo, ovvero schienandolo o magari sottomettendolo. Lì sarebbero dolori, dolori forti. Ma una cosa, una domanda: ma tu ci credi a questa storia del programmatore, che Morris è diventato un programmatore, pianifica tutto in ogni minimo dettaglio? No. Neanch'io, sinceramente, però. Anche se ci credo. Perché se pianifichi tutto non fai certe azioni. Sì, cioè, almeno, io sarei un po' più metodico, sinceramente. Oh, tanto che bello. Uno, due. No. Sì, però è pure vero che Morris è cambiato rispetto a prima. Magari è meno caotico. Però, in effetti, no, come dici te, aver attaccato gli altri due. Ma saltano qui, solo. La miseria. Uno, due. Però ti butta sempre su quel, diciamo, ambito di qui è di Madonna, cioè, raga, però è di Tanner, che gli vuoi dire alla fine dei conti? Assolutamente. Mamma mia, e c'è da stare attenti, perché comunque Andy Turner è un ex campione del mondo, eh? Sì, non è che stiamo parlando di un lottatore della chicco, no? E guarda qua, parlando... non dico che sta dominando quasi, però attenzione al crossfesso. Sì, a segno. No, però grande Andy Turner che sguscia via qui. Vediamo cosa si inventa. Gira e sbaglia. Morris è un attimino giustamente più avanti. Lo prende e lo bombizza. No, lo vuoi fare? No. Oh, Snake Eyes, peraltro. Ghigliottinata, sì. Andy Turner tenta, ma qui sbaglia completamente. È riuscito, vinta dalla lottatura vestito di verde, che però... Questo contraccolpo da parte di Morris, l'ex Morris. Diciamo che per quanto riguarda la forza fisica, Morris lo sovrasta. Cioè Andy Turner può avere, ecco, la meglio per quanto riguarda l'esplosività aerobica. Però guarda qui Morris. E mo ti spacco come una fettucchia in su. Ragazzi, Morris magari non sarà un programmatore nato, nel senso, magari se la dirà un po' lui, però diciamo la verità, è uno che sa cosa fare, eh. Sì, vero. Ammetto. Uno, due, no, qui, ragazzi, qui rischiosissimo qui, mamma mia. Però, per ancora in forza, ragazzi. Morris ce n'è ancora e lo tira giù. Andy sta subendo troppo. Sta subendo veramente, veramente troppo qui. Mamma mia. Sì, però Morris dà troppo spazio adesso a Andy Turner che vola! La misteria. Mamma mia. Comunque, cioè, Andy è vero, se lo metti sotto torchio è difficile che reagisce, però se gli lasci, uno, due, uno spazio ti purga. Veramente, assolutamente, c'è poco da dire. Guarda, Andy Turner magari non ha tutto questo carisma, però qui attenzione, Solo!
Non ci credo! Uno, due, e tre! Mamma mia! Ecco, quando ho detto prima, se gli lasci il minimo spazio ti purga, ecco, appunto. La differenza è proprio questa. Andy Dera mi sembra più motivato, forse anche per il fatto che il titolo Morris non è in pari, quindi allora, Morris non lotta allora, al 100%. Ma no? Può essere anche la spiegazione del fatto che comunque Andy Turner non lotta per un match importante da una vita. Cioè, è vero. Parliamoci chiaro. Qui è una grandissima chance. Uno, due. No. Morris ha eseguito poche mosse. Secondo me non è molto concentrato. Come se avesse timore che qualcuno possa aggredirlo da un momento all'altro. Tu sai di chi sto parlando? Trip to Apple! Sì, ciao, è finita. No, invece, si sono alleati, hanno fatto squadra comune stasera. Sì, ma guarda, lo stanno distraendo chiaramente. Per interrompere, diciamo, l'attenzione di Morris, che qui potrebbe prenderla nel tunnel a livelli atomici. Ma guarda, puntiamo al titolo europeo praticamente, no? Dicono, cioè, a noi non ci prende niente di te. Sei tu che ti stai inventando tutte queste cose. Sì, in effetti. Bah. Te già Andy Turner! Andy Turner dice, io ne approfitto. Te ne privi? E no che te ne privi. E va segno. Uno, due, tre. Sì, però, Mario, se tu sei un programmatore, evidentemente queste cose dovresti... Non ha programmato bene. Sì, infatti. Sei al suolo! Non ci credo! Morris, power slam! Terribile! Trituello! Ce l'ho! No! Editare dice, no, fratello, stasera no, no, non è la serata giusta, insomma. Saluto! No! Diritto! Pensavo anch'io salire del suolo, invece, da come era partito. Forse vuole essere un po' certo che Morris non si rialzi o che non scrivi altre tecniche. Ma se qui aspetta, dove vuole andare Andy? Ma cosa non sta rischiare, facendo? Non rischiare Andy! L'ho preso! Ma segno! Dai, schieralo! Ma no, per fare lo schieri Andy? Qui secondo me fa un erroraccio Andy Turner. Schieralo! Vabbè. Lo vuole mettere con capo, vuole essere certo che Morris non si rialzi. Sì, però la puoi prendere nel tuo. Assegno. Uno, due, e tre. Mamma. Però gli è andata, diciamo, parzialmente di culo anche. Sì, perché Morris si era proprio perso in un vortice, no? Dal quale era impossibile rialzarsi. Sì, veramente. Perché se trovava uno come tipo Max Cougar della situazione, ti fregava, Ma specialmente se aspettavi così tanto. Guarda, un appunto però positivo nei confronti di Andy, ha eseguito tante mosse ravvicinate. Sì, quello è vero. Match pure. E una cosa che non è che succede sempre, cioè nel senso abbiamo visto un Andy Turner eseguire veramente tante mosse. Cioè, lo ha mitragliato, insomma, sì. Dai, che ballava su chiaro. Il problema è che Andy Turner, secondo me, nella sua strategia in questi tipi di match deve attendere meno che l'avversario si rialzi. Sì. E che sia proprio lui stesso a rialzare l'avversario, perché sai, è successo anche a Sears contro Morris. Però Morris in quel caso c'era il tiro in palio, quindi probabilmente aveva programmato meglio, progettato meglio tutto. Infatti, in effetti. Cosa che non ha fatto stasera, infatti l'ha presa nel tunnel, non una, ma due volte. Cioè, quindi programmerei in effetti meglio la situazione. Comunque, perché ora Andy Turner si unisce alla mischia. E ecco, a proposito di mischi, ma sale a Trent Anderson qui. E questo è un bel terzetto, diciamo così, perché ci sono tutti e tre i componenti degli OP. Problema che sono divisi, o meglio, ma sale sta con una Trent Anderson almeno per ora. Però io credo che quel titolo possa dividere anche loro. Beh, sì, adesso hanno un nemico comune. Però quando il match sarà fatto, quando il match sarà, diciamo, Ficienza. Quando suonerà il gong, amici, poi ti rubano la bici. Cioè, ma perché io non so se a che gioco stanno giocando questi due, no? Masada e Adrian Thunder, ma lo sanno che poi il titolo è uno solo, e non se lo no? Ma allora hanno detto facciamo fronte comune magari stasera, perché lui ci ha preso per il culo. E poi quando sarà il match ognuno per la sua strada, insomma. Cioè, io credo che a questo punto Boy Orton non possa non indire un match. È chiaro, un match no, 2 contro 1, ma un match a 3. Che... sì, in effetti 2 contro 1 sarebbe un po'. No, poi è stato qui. Five da parte di Adrian Thunder che tira giù Morris, che non ne ha più. Però
il gran programmatore. Vabbè, doveva prevedere se assalto. Vabbè, ho due contro uno. Cioè. Però. Passare la kick. Ho capito, però se tu sei campione e dici di e ti fai fenomeno dicendo che io programmo su e giù, lo devi un po' prevedere, insomma, ste cose. Cioè, ormai non è più di primo pelo Morris, e sa come funziona il mondo del wrestling, che quando hai un mirino sulla schiena ti sparano, insomma. Cioè, è vero, è vero. Non puoi mai stare tranquillo quando hai il titolo dalla tua, quando sei campione. Sì. È sempre fortunato. Oh, così. Però, infatti, lo sapevo! È fatto 95! Sto battendo la lontana della casa passata. Questo è un chiaro segnale. Beh, a questo punto il match deve essere ufficializzato. Non so se stasera stessa, ma credo nelle prossime ore. Probabilmente sì. Però, visto, appena finita l'alleanza, Andrea Thunder, pugnalata galattica. Mamma mia, ragazzi, a questo punto mi aspetto, ma probabilmente Alien Cell, mi aspetto una sfida tra i tre ex componenti degli OP. Mamma vedremo, mia. vedremo se verrà ufficializzata questa sfida, perché comunque... Cavolo, che sfida, Potrebbe anche essere inserito, noi ridiamo e scherziamo, potrebbe anche essere inserito Andy Turner però adesso, È vero. Sarebbe da una quindi... parte un peccato, perché... rovinerebbe, no, quello che potrebbe essere un match appunto tra i tre ex componenti, sì, degli OP. Quello è vero, però è vero. Sai, però, lo merita anche lui, perché ha vinto comunque il suo match, e Adrian Thunder si prende le ultime luci della ribalta, diciamo così, che fanno che fanno morale, e direi fanno un morale. Pochettino di sì, direi che un pochettino facciano fanno morale, dai. Beh, ci sta alla fine, ci sta direi. Ma siamo ecco pronti. Qui ecco. Però al main event, signori, che vedrà contrapposti John Cage, campione global, ricordiamo per chi si fosse perso, e il suo primo sfidante, ovvero Andrew Sears, affrontare la riformata coppia del sistema, anzi dell'ex sistema, vabbè, adesso sì, vabbè, quello che è, ovvero Christopher Pranzo e suo figlio Shane Rose, che potrebbero dare dei grattacapi mica da ridere comunque, sì, a questo film. Ma secondo me come coppia non c'è storia. Cioè, come coppia Shane Ross e Cristo verrà... hanno tutto, perché Shane Ross e Cristo sono entrambi intelligenti e furbi, no? Sì. E combinando queste due cose, appunto, o meglio combinandole, mettendo insieme tutte le caratteristiche di Shane Ross e di quelle di Cristo, secondo me fanno anche un ottimo tag team, Beh, e indubbiamente, perché comunque hai uno che è il maestro del ladro Chin. Sì. Che è Cristo. E dall'altra parte è uno che è il maestro, potremmo definire un maestro della tecnica e delle mazzate, perché comunque Shane quando combatte è bravo, sì, però ti picchia. Guarda, la skill preferita di Shane Ross è la rapidità di esecuzione. Non ho mai visto, ma neanche per SDG, perché poi i SDG di più che altro sono rapidi, ma lui proprio la rapidità di esecuzione con le sue ginocchiate, cosa diversa. Sì, ma poi ha anche un'elasticità corporea, sì, che comunque, cioè, Shane, se l'aiuto. Lo vedete, non è piccolo e neanche grossissimo, quindi diciamo che l'anatomia gli ha dato una mano. Sì, dovrebbe essere sui 96 kg, sì, forse, cioè è un peso leggero, sì, peso semi leggero, diciamo così, più che altro, però può comunque competere contro gente come John Cage benissimo. Pensa, magari 30 kg in più, l'abbiamo visto tante volte, sì, a parte con qualcuno di nome che inizia con S. Il match durò una scorreccia, insomma, ricorderai, insomma, sì. No, vabbè, dettagli. Però dall'altro campo abbiamo, a proposito, un maestro, diciamo, del ring, come Andrew Sears, comunque Andrew Sears di match sul groppone ne ha, e di tattica e di tecnica soprattutto ne ha, e un uomo invece che ha due palle che sono grosse come due pianeti, il dio della guerra, il giudice perfetto, il giudice del tribunale, no, che aveva detto la settimana scorsa. Vabbè, giustamente lui è, vabbè, lui è il dio della guerra, giustamente della guerra. Il tribunale della guerra, scusa, che giudichi i pesci che pescano. Attenzione, no, attenzione però. Oh. Sai, John, ti chiederei perché sono qui ad interrompere il tuo solito discorsetto sul passato, su quello che hai fatto per conquistare il titolo, ma se c'è una cosa che odio è proprio vantarmi di aver spaccato il culo di un ex wrestler come John Pranzo. Ah, probabilmente ti stai dicendo John Pranzo è un ex wrestler, quindi non ti vantare. Beh, sì, probabilmente l'Inesello sarà veramente un ex wrestler, però
Credevo fossi più serio, ma quando ho iniziato a parlare a bambole inventando di assurdità sul tribunale della guerra, sul giudice Cage e sull'imputato Pranzo, allora abbiamo rasentato il ridicolo. This story is laughable, Cage. Wake up! Ti definisci un dio e mi parli come se tutto questo fosse un videogioco? Bene, in effetti. Beh, in effetti si è fondato più vestito. Anche da dire questo. Però diciamo che dall'altra parte anche Cage non ha tutti i torti, insomma. Sì, ma io ti capisco, lo so perché lo fai. Dopotutto sei sempre stato messo in secondo piano. Prima con Victor, tutti parlavano di lui e non di te. Poi con Bernie, indovina un po' di chi parlava la gente. Di Bernie, non di te. E tu che fai per attirare un po' di attenzione? Parli di tribunali? Sei un buffone, buffone. Sì, se non l'ho mai visto così incazzato. Ragazzi, cioè, potete prendervi a mal parole dopo il match, grazie. No, io sono solo Andrew Sears e non sono una macchina costruita da WWEF. Che tu lo voglia o meno, se Victor non avesse avuto fiducia in te, se tu non avessi battagliato con lui, non saresti altro che carne nella macello. Qui tocca un tasto dolente, però, qui tocca un tasto, diciamo, bello bello grosso, in effetti, sì, Sears. È vero, è vero. Però, che tu lo voglia o meno, sei un prodotto di Pranzo. Ed infatti la gente non ha parlato del tuo trionfo, ma del ritorno di True Storm. Cavolo. Insomma, lo sta sminuendo, pezzo dopo pezzo. Beh, però il problema è che purtroppo i fatti gli danno ragione, Sears. E questo è il problema. Sì, Sears non lo dice neanche, secondo me, con troppa cattiveria. Proprio dice la verità, dei fatti. Perché è così, cioè, insomma, dai, parliamoci chiaro. Sears ha detto dati alla mano, insomma, dai, parliamoci chiaro. Ha detto francamente no! No, mio Dio! E Cage si è stufato. E Cage si è stufato, vabbè. Posso dire, però, se un po' andare a cercare. È vero che c'ha ragione, ancora. E come direbbe qualcuno, il match va a donne di facile costume. Ma siamo sicuri? Siamo sicuri? Beh, ma ti pare che John Cage in questo ancora qui lo vuole massacrare. L'arbitro tenta di fermarlo in qualche modo, verbalmente, ma non credo che verbalmente le fermi un bisonte. Beh, io giochino gli sarei lontano in questo momento, poi non so, l'arbitro vuole anche lui rischiare di non arrivare a domani. Degusti bus, per carità. Ma qui match è annullato, questi come cazzo la fanno a far colpo. Ma più che altro Sears lotterebbe pochissimo durante il match. Cioè, dovrebbe lottare pochissimo viste le condizioni. No, ma come fanno ma come vabbè, ciao campacavallo. Come fanno sti due a lottare, che anzi non che tanto lo sta a menà, cioè fare una coppia molto di li senti anche papà, quei due credono di avere il main event, credono di possedere solo perché uno è un campione ridicolo e l'altro perché sa che non si sa come ha vinto in modo del tutto fortuito il match a 3. Beh, diciamo che il match a 3 di solito si vince chi c'ha culo comunque. Sta un po' rosicando Sherrod, dai. Vabbè, ma però già la fine continua. Che parlavate di attenzione, potete stare tranquilli e continuare a bere il calice delle cazzate, perché l'unica attenzione che riceverete dopo il nostro match sarà quella dei medici. Questa è la nostra serata e da questo tag team match verrà deciso il destino di Genesis. Quindi vogliono lottare a tutti i costi. E d'altronde fanno bene. Beh, certo! Aspetta, un handicap match, insomma, dai! Voglio dire, Sears è più morto che vivo, John Cage da solo. Si sta rialzando, sta squadrando male John Cage, però mi sembra messo male, Non so quanto possa lottare, sinceramente, non match genere. Sì, in effetti. Sears è l'orgoglio, dai. L'orgoglio non è uno che si tira indietro dalle battaglie contro chiunque, questo sia, ma. Però Davide quasi. Beh, ti ricorderai che ai tempi, appunto, contro Shane rischiò l'infortunio pur di continuare il match. Sì, le cadute sulla trachea, se non erro, sì, ai tempi. Ma Sears è così. Lui l'ha detto, lui è Andrew Sears, non è un prodotto di Pranzo, non è il giudice della guerra, non è nessun dio, lui è Andrew Sears. Una volta mi sembra ebbe un nickname, cioè di Eliminator. Lui però è poi Andrew fottuto Sears. Aspetta, noi vediamo. Cioè, ma lui non c'ha bisogno di soprannome in realtà o di cose attorno. Cioè, lui è semplice. Sì. Si è inventato da solo, non ha bisogno di altre cose. Forse da una parte può essere un bene, dall'altra la potenza commerciale non è il massimo, diciamo così. Sì, purtroppo sì, quello è vero. Sì, in effetti. Poi c'è anche da dire che ha sollevato delle grosse, diciamo, dei grossi grattacapi per John Cage. E purtroppo grattacapi
dati. Sì, ha detto sei un produttore, cioè, Pranzo, senza Pranzo, senza Victor tu non saresti nulla, perché tutti parlavano di Victor, tutti parlavano di Drew Storm, tutti parlavano di John Pranzo, ma nessuno parlava di te. Poi non è proprio vero, se vogliamo non è del tutto vero, però forse vinci il titolo Global al SummerSlam Main Event o vinci, batti di nuovo John Pranzo e pure tutti parlano di Drew Storm, quello è. Sì, diciamo che non c'è andato che guanti di velluto in Dorosius. Il problema è che adesso praticamente sono due separati, cioè lo erano già prima due separati in casa, adesso è ancora peggio. Anzi, considerando ciò che è successo, direi che l'ex system, o appunto Christopher Pranzo e Shane Ross, dico che hanno la vittoria sul piatto d'argento, però. Ma poi pensa, sì, se Christopher o Shane Ross, insomma, se il team formato da Christopher e Shane dovesse battere il team formato da il primo sfidante al titolo global e il campione global, cioè questi due. Ma tu credi che questi non vincano? Cioè io te la butto lì, secondo me se si alzano dal tag a Cage o il contrario finisce schifo. Sì, secondo me si mettono pure durante il tag team match, cioè. Sì, ma molto o se no al massimo uno dei due dice non è dai il tag team. Allora, come si direbbe? La cosa migliore da vedere sarebbe per Shane e per Christopher, la cosa migliore sarebbe quella che il match finisse con uno schieramento a loro favore. Una soluzione per favore. Perché? Perché comunque avrebbero schienato o il primo sfidante o il campione stesso. Vero, vero. Il problema è che quegli altri, secondo me, se non si danno un tag come deve essere dato, la vedo male. Sì, inizia comunque giustamente John Cage, direi. Mi sembra una cosa giusta. Sì, ma hai visto anche prima l'esterno del ring che era davanti a Sears, come dire, vado io e poche palle, insomma. Sì, in effetti. Quindi non lo so, Vediamo intanto, Shane vince parzialmente questo clinch che però ritorna in mano di John Cage, inizio molto tecnico da parte di entrambi, al fine dei conti. Vediamo qui, una presa alla testa con... Comunque, cioè, guardate Shane con quale... Se ci provo io a fare tutte quelle manovre mi spacco in quattro. Beh, ma Shane è molto, però anche John Cage la vuole mettere sulla tecnica, lo imprigiona lì con gli arti inferiori. In effetti lo tira giù qui ancora, lo tiene murato a terra e forse questo potrebbe essere una buona tattica, in effetti vediamo. Devono iniziare a soffocare, a impedire una giusta respirazione a John Cage. Oh miseria, package bomb di già. Oh, miseria. Subito al razzo, mamma mia. Shane è partito, direi, gagliardo stasera. Uno. Niente. Niente, solo uno, però Shane Ross, se ritorna lo Shane Ross in tempo, ne vedremo delle belle. Tanto qui, stringe anche DDT, mamma mia. Shane, sei in palla, c'è poco da dire, insomma. Il problema è che come è Christopher si è buttato nelle facce del leone. German suplex. Sì, ma dai, ma Christopher, dai, ma dai, avevi il vantaggio di posizione, ma che figura di M l'ha fatto? Ma più che altro ha sbagliato stranamente qua, è stato troppo cattivo, non ha pensato alle conseguenze, ovviamente John Cage non è sulla bicicletta, anche se qui. Miseria, sì. Vediamo qui intanto, lo tira giù, sì, a segno. Mamma mia, vediamo cosa si inventa adesso. John Cage prende il tuo segno. No, forse il colpo sotto la cintura qui. Christopher, che infamone comunque. Sì. Vediamo, John Cage si rialza. Lo prende così. John Cage non si è mosso. E allora vediamo se c'è il tag. C'è il tag, dai, meno male. Sì, il tag è dato un po'. Svogliatamente. Dammi il tag e non rompere le palle. Diciamo. Non si guarda una distinction. Sì, però qui Sears commette un grave errore. Fare entrare Shane Ross. Infatti si becca subito il calcio in bocca. E ancora. Ragazzi, state attenti però, Uno! D'altronde, insomma, Sears non è al 100%, sarà al 60%. Okay. A 50%. E poi avere, diciamo, Shane che ti mena. Conoscendo come ti mena Shane, non è proprio. Cioè, ma comunque pazzesco. In 10 secondi seguito 3 mosse. Veramente. Infatti. Vediamo qui tanto subito ancora. Sears ovviamente. Stanco come non è riuscito ad avere la meglio. Cosa fa Shane qui? Cutter! Mamma, cutter! Addirittura! Mamma mia! Ragazzi! Io non so come. Cioè, veramente, io non so come questo uomo fa
Oh, però Big Boot ad avere sta elasticità, cioè a delle più. Ecco, Andrew Sears deve essere concreto oggi, non deve strappare, sì. Bravo. Più oggi che uno, tanto... No. Sì, ma d'altronde Sears è sempre molto concreto, diciamo la verità. Stavo dicendo, io non so come fa Shin avere questa conoscenza del ring incredibile comunque. Siamo lì, dai. Vediamo. Uno, due. Allora, Cerro conosce la tecnica, quindi sa come. Shane conosce Sears come le sue tasche. Anzi, direi quasi come il suo mutande. Con tutte le volte che viene affrontato, probabilmente. Quindi, vediamo. Oh, Joe mi stava per. Vabbè, dai, ma guardali, però. Sì, vabbè, questi fanno coppia come me, mi sa che si sta. Attenzione, perché se resta per il tag di nascosto, no, non ci riesce. Bravo John Cage a frapporsi, no? Tra i due. Comunque ci stavano già menando. Sì, ma d'altronde. Quindi, già stavamo menati. Non so quanto. Però. Bravo Cage! Però Cage deve stare attento a non andare troppo. Diciamo in largo. Perché Shin non è un peso leggero tipico, contro. Sì. Quindi andiamo a follow slam, ecco, bravo. Allora, John Cage prova lo schienamento, sì, va a provare lo schienamento. Sì. Uno, due. No. Andrew Sears, sguardo contrariatissimo. Ma... Shane sbaglia il colpo qui. Il problema è che John Cage dovrebbe dare il tag. Infatti Sears dice dammi il tag, sta anche vicino, però. Che non lo dà. Se ne frega. Io questi la vedo male. Oh, attenzione però! Vabbè, per colpa le palle anche. Sono distratti però entrambi. Vabbè, più che altro John Cage si è distratto qua. In effetti. Vediamo. Uno, due. No. Per fortuna che John Cage è resistente, perché sennò avrebbe già ucciso. Però ti puoi distrarre con uno che ti mena come un fabbro con un machine. Cioè, Christopher te lo posso anche concedere, no? Che ti distrai, che comunque. Christopher non ha una grande autonomia di diciamo respirato. Faccio l'animazione. Vabbè. Uno, due. No. Sì, diciamo che Christopher non ha una grande capacità di andare a mettere a segno tanti colpi nel breve periodo di tempo, no? Quindi. Sì, in effetti. Però Shane è diverso. Shane ha 10 mosse in un minuto. Per quello no. Non devi dare, secondo me, troppo spazio a Shane. Specialmente se siete due separati in casa, ecco. Qua peggio probabilmente. Vediamo qui, Christopher viene fatto volare. Sì, con un... Però John, fammi il tag. Qui mi sa che. Io te lo ripeto, qui mi sa che finisce a schifo. John vuole fare quello che ce l'ha più lungo. Thompson! John Cage è ribalta tutto! E lo esce a suo favore, davanti a Sears, sì, peraltro! Però dai il tag! John, dai il tag! Beh, dovrebbe dare il tag adesso, No, non glielo dai, mi sa che gli ha pure fatto il dito, non vorrei dire, ma il dito è meglio. Però adesso glielo devi dare, dai, la lanciò lì. Andiamo. No, invece. E guarda Sears, lo sta sbraitando. E Cage dice, no, io non ti sento. Sento una voce nella mia testa, invece no, vado a colpire il genere. Poi è bellissimo che guarda, ha rivolto l'attenzione a Sherross, come se fosse Sherross a sbraitare contro di lui. Sì. Invece... Sheila guarda come dire, che cazzo vuoi? Mamma mia ragazzi. Vabbè. John Cage lancia l'anno, no! Bella questa, questo rimbalzo di Arushuip e poi Big Boot. Sì. Con Christopher che poraccio cade come una pera cotta, ormai cotta eppure ricotta. Però grandissimo qui! Christopher che fa una magia degna di un Harry Potter un po'. Guarda, Christopher non è uno che ti domina il match, no? Specialmente contro John Cage. Però è sempre meglio averlo a fianco. Perché se c'hai uno come Cerossa che mazzula tanto, no? E poi uno come Christopher che magari ti può mettere lo zampino. Ci può mettere lo zampino, quindi. E infatti qui manovra tag sì assegno no. Sta a livelli di una tortura e Sears dice dammi quel cap di tag. C'è schieramento uno due no. Niente e gli ha detto anche un motherfucker come dire sì. braccio teso però qui quasi lo schierama non c'è l'arbitro ovviamente John. Buonanotte secca. È stata zoppata l'altro occhio. Infatti, solo conto di un'altra.
Cioè, già Poraccio ne ha uno, poi sai, lo zoppi anche l'altro. No, ma pure John Cage non c'è molto con la testa, Ma non gliene frega una mazza di sto match, dai, su, ma così chiaro. Però John, qui da WWF le cose si fanno in un certo modo, Non puoi pensare solo ai cavoli tuoi. Però intanto, cioè, pensi cavoli tuoi, per intanto questi vanno a vincere il match. Vediamo. Uno, due, e tre. No, ragazzi. Cage c'è ancora. Diciamo. Oddio, non lo so. Cioè, e Christopher spinge giù Sears che credo i maroni che gli girino a Delica. Sì, però Sears dice guarda, non entra neanche perché forse c'era più con Cage che con Christopher stesso. Quindi. E Christopher sta a fare il suo lavoro paradossalmente. Guarda, e ancora se... dice. Tanto il tag non se lo danno. E Cage dove va? Ma dove striscia Cage? No vabbè, cioè io mi rifiuto, dai, ma com'è possibile, dai? Ma che ma anche io dicono, ma anche se c'hai delle balle col tuo primo contendente, che per via, tutti i campioni, no? Però, cioè, questo è un match dovete vincere in due. Questi perdono come due cretini, insomma, dai. Oh! E qui Sierza potrebbe anche stufarsi, no? Infatti vuole il tag, ma ancora una volta Cage non riesce, poi alla fine si stufa. Eros Clash, no, addirittura. Non c'è. Oh mio Dio! Qua si mette malissimo. Veramente. John Cage in certo non ne ha più, Buco lì. Vediamo. Uno, due, e tre. No. Resiste John Cage. Si rianima in questo momento. Vediamo, prende la diagonale. Dietro fuori, dietro. Incredibile Shell Ross, ma l'avete vista che rapidità di esecuzione? Pazzesco. La vorrei avere io la sua rapidità. Sì. Però John Cage lo prende e lo fa volare via qui. E poi attenzione perché John Cage vorrebbe provare con la Sun Frame, però forse non è sicuro. Vediamo se è a segno qui. Forse però Shane si è parato parzialmente col ginocchio, Sì. Ho visto che ha tirato sulla gamba. Sì, proprio quello. Vediamo qui. Cosa vuol fare qui? Ghigliottina? Sì, col cuscinetto lo tira giù qui. Però Cage dai il tag, dai, a parte gli scherzi, dai il tag veramente perché. No, credo lo lancia che... lì, invece di lanciarlo all'angolo amico. Tra virgolette amico. Ha dato il tag al torbacco praticamente. Perché... diciamo così. Sì, diciamo così, vabbè. Però Cage sta sprecando un sacco di tempo, un sacco di energie a buffo, praticamente. E sta prendendo anche un sacco di mazzate. Alla fine dei conti. Sì, perché allora ho proprio la short time adesso. Ma perché? Ma no! Ma perché? Vabbè, ma diciamo dai, se, tag... 8 di mezzo, dai. Beh sì, ho capito, però qui non so quanto sia stato fruttuoso lasciare tanto campo a Shane, sinceramente. Sì. E infatti Shane Ross si riprende. E va a segno, vediamo, roll up, no! Bello! Super kick, dritto sul cozzone! E Sears! Uno, due, e tre! No! Sears ha voluto intervenire e poi ha detto. Ma perché? No! Vabbè, forse aveva anche fiducia in John Cage, diciamo così. Alla fine deve riconoscere che è campione, dai, un po' andare giù. Non lo so, sinceramente. Adesso inizio a dubitare di sta cosa, sinceramente. Dai. Manca un po' di rispetto. Beh, oddio, dopo uno che t'ha menato, non so quanto uno possa fare rispetto. Diciamo che se andiamo un po' a cercare così. Super calcione qui! Con l'arbitro in mezzo ai maroni! Dove va Cage? Ma neanche se. Forse adesso il tag non lo può dare per un semplice motivo, l'albero non vede. Quindi non può darlo, capito? Però tag irregolare, però tag irregolare. L'albero non lo retribuisce. Che succede? Non ne ho la più pallida idea. Probabilmente l'avrà visto col terzo occhio, non lo so. Con l'orecchio, hai visto? Sì. Ha sentito il rumore del tag. Può essere in effetti per certi. Ci sta mandando il tag, hai capito? Sì. Però qui John Cage dice basta, è finita. Sì. Cage non ce la fa, No, deve dare qui! Cioè. Nell'occhio provare. Più che altro. E ora deve dare il tag! Qui si stanno mangiando il match, dai. Ciao prego! È bello che questo favorisce parzialmente Sears, che potrebbe dire beh però, uno due e no 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 no
ti ho sentato, è entrato molto con calma, no? Tranquillamente, no? Però mondo... Diaz adesso deve intervenire in qualche modo, perché Ross è pronto a chiudere il match. Eh sì, prende la diagonale. Oh, oh. Prende la diagonale. Prende la diagonale. Vediamo, oh, sì, oh. Rocket kick diretto sul coffone di Cage. Cage non ce la fa più. È inutile che resta all'interno del match, perché non ce la fa. Dai. E lo tira giù addirittura ancora. Il problema è che con Christopher te la puoi anche vedere, no? Alla pari. Dall'altro campo però c'è Cena, oh, che ecco, che li fa mangiare e divorare tutti i visceri, il contenuto viscerale, perché ti mazzula, ti martella. E ancora DDT, ah, e non ti dà il tempo di reagire. Infatti se si sta incazzando ancora, come dire, ma allora, ma ci sei o ci fai, insomma. Infatti Cage dice basta adesso, balli con balli, giuscerotto, oh, sì, la scena furbo, guarda la vista. Del tag, non ancora, si ostina Cage, si ostina e viene colpita ancora la testa, e di nuovo la testa ancora con questa ginocchiata. Vediamo se dal tag, niente da fare, lui però poteva diventare un voletto, diciamo, no? Per dare il tag a Sears. Penso se poi il coraccio non ci arrivava, che finaccia. Vabbè, Sears si stava allungando, quindi è fantastico. Sì, in effetti. Vabbè, ho capito. Vediamo, va a segno con questa ginocchiata. C'è tutto il tempo. C'è tutto il tempo per vedere il tag, dai, non c'è scuse. Ma vuol fare vedere che lui ce l'ha più grosso di Sears, insomma. Questo può essere un difetto. Perché però sa bene che più va avanti il match e più se dà il tag dopo Sears c'ha grandi chance di vincerlo da solo, praticamente l'incontro. Eh sì, però più se va avanti il match. Superplex! Superplex all'interno? Eh sì. Che va a segno! Ora è il momento del tag, dai. Però se non ce la fa più. No, neanche stavolta. Superslam? Sì. Riguarda Sias. E lo chokeslam qui. Mamma mia. Ce la metto. Va a segno. Vediamo. Uno. Due. No. Però c'è Sias che interferisce facendo dei danni fisici al buon vecchio Christopher qui. Meno male ha fatto qualcosa per Brusias, Oh, close line qui, violentissima. Cage pompa i muscoli. Però, ragazzi, io fossi in te, Cage. Vediamo se Cage era il tag. Vediamo se, perché adesso è molto vicino. Vediamo. No, lascia lì. E gli ha detto, vabbè, non me l'hai voluto dare. Ma attacchi. No. Non ci credo. Vabbè, dai, che due cretini. Vai, lasciamo perdere. Uno, due e tre. No, ma che due coglioni. Cioè, veramente, scusate. Che due coglioni. Il match era già stato perso in partenza quando hanno avuto quella rissa prima del match. In effetti. Guardali che festeggiano come se avessero vinto la Coppa del Mondo. Ma d'altronde hanno schienato il campione, cioè Cristo era schienato il campione, poi chiaro che sono una famiglia loro, quindi si possono dividere i beni, diciamo così. Il co-campione, non sta un po' niente. Poi che succede? No. Beh, che fai? Te ne primi? C'è la sensazione lì, che fai? Questo è troppo, dai, questo è troppo. Dettagli. Questo è troppo. Succede. Christopher dice, sti gran ca, io ti meno, ti distruggo. Stanno facendo un favore a Sears, però, paradossalmente. Aspetta, ma se questi si fossero rialleati? Cavolo, c'ha ragione. Come vecchi tempi. Può essere. Vedremo. Tanto John Cage arriva in quel di All-in-a-Cell con altro che le pive nel sacco. Ma anche col morale giù, oltre che fisicamente logorato. Mamma mia. Situazione molto brutta strana, storia. Molto brutta storia. Sì. Attenzione! C'è Sears che arriva a salvare Capri Cavoli! Braccio adesso Andrew Sears! Mamma mia, Andrew Sears qui sta facendo i peggio danni. Però si sta mettendo un po' tutti, però Andrew Sears, sai, io non vorrei che aver beccato la mia disamina, la butto lì, però sta aggredendo, mi sta aggredendo, ma sai, le farse ormai con questo per in mezzo ormai sono all'ordine del giorno, non mi stupirei
però vedremo. Però intanto qui Sears fa piazza pulita, vuole essere lui l'ultimo superstite di questa puntata pre-NSL. Eh sì, e dare anche un chiaro messaggio al campione, che ripeto, ci arriva con manco le pive nel sacco alla fine alla puntata. Ce l'ha molto male, ci arriva John Cage. Mamma mia, che mamma fine mia. Molto cattiva qui, è veramente vero. Vabbè ragazzi, con queste immagini di un Andrew Sears che festeggia a suo modo, è veramente tutto dal vostro Emanuele Filoni, Davide Montebello. L'appuntamento ragazzi è Alien Cell. Ciao! Ciao!